Ciao a tutti e bentrovati al nostro appuntamento. Allora, diamo il tempo a qualcuno che si accorga di noi e della nostra bellissima diretta. Oggi voglio coccolarvi con un bel dolce. Innanzitutto salutiamo i nostri amici sia di Facebook che gli amici di Instagram che ormai ci vedono presenti nella nostra anche con loro della nostra diretta. Quindi saluto i nostri amici di Facebook, i nostri amici di Instagram e direi subito di iniziare con la nostra diretta di questa nuova ricettina che andiamo a fare subito. È un bel, come si chiama la ricetta che vi proporremo oggi? Guardando gli ingredienti, secondo voi? Io oggi faremo un bel tiramisù ricotta e mirtilli che però io vado a sostituire con le more, perché i mirtilli, sono sincera, non ce li avevo, ok? Quindi vado direttamente a fare con quello che ho in casa. Io direi subito di iniziare la nostra ricetta e vi dico sin da subito che io eseguirò la metà, ok? Perché questa ricetta è prevista per 4 porzioni e noi questo lo mangiamo solo io e mio marito, quindi dimezzerò le dosi, ma vi dirò la dose completa, ok? Allora, in questo momento noi abbiamo bisogno di 100 g di zucchero. Ovviamente ricordatevi che in queste preparazioni il boccale deve essere assolutamente asciutto e pulito perché dobbiamo tritare il nostro zuccherino. Quindi vado io, in questo caso la ricetta mi chiede 100 g di zucchero, io la sto dimezzando, quindi vado a mettercene 50. Ok, poi andiamo avanti, ci dice di posizionare il misurino e andiamo avanti per 15 secondi a velocità 10. Andiamo avanti con la ricetta e andiamo a fare clic su avanti. Ci dice di trasferire la metà, quindi, dello zucchero che abbiamo preparato in una ciotola e ce lo teniamo qua. Adesso prendo la metà e me la vado a trasferire nella ciotola. Poi andiamo avanti, mettiamo all'interno 250 g di mirtilli. Io in questo caso vado a mettere 125 g, quindi la metà, ma non di mirtilli, ma di more. Per chi si è collegato adesso, stiamo facendo il tiramisù con ricotta e mirtilli che ci richiede la ricetta, ma io lo sto sostituendo con le more che abbiamo fatto quest'estate. Qualcosa me la sono congelata proprio per fare delle preparazioni diverse. Andiamo avanti. Ah, ok, ci dice di mettere il brandy, quindi invece di inserire 30 grammi come ci sta richiedendo la ricetta, ce ne metteremo ovviamente 15, perché io lo sto dimezzando per chi si è collegato solo in questo momento. Ok, 15 grammi. Il brandy è uno dei miei liquori per i dolci preferito, 50 grammi di latte. Ovviamente qui ci chiede un latte scremato, se non ne avete pazienza mettete qualsiasi tipo di latte che avete. Ricordo che vado sempre a fare la metà dose, quindi 25 perché sto dimezzando. Però la ricetta completa prevede 50 grammi di latte. Andiamo avanti, chiudiamo il tutto e andiamo a ruotare velocemente la manopola a velocità 5 per 10 secondi.
faccio avanti. Adesso mi dice di filtrare questo nostro succhetto. Adesso prendiamo un secondo il boccale, lo posizioniamo un attimo qua sul tavolo, vado a recuperare quello che c'è sopra il coperchio, riporto un attimino giù. Essendo more, non mirtilli, sono più granulosi, quindi possiamo ripetere l'operazione. Quindi rivado un attimino indietro e mi vado a ripetere l'operazione, quindi dei 10 secondi a velocità 5, salto un po', vado pure un po' oltre, vado un po' a 6. Allora, adesso ci dice che con un aiuto di un colino, quindi che ho già qua preparato, di filtrare il succo di mirtillo. E quindi ho preso qui una ciotola e vado a vedere di aiutarmi a filtrarlo, perché dobbiamo dividere in due questo, questo preparato, perché una parte ci servirà per inzuppare i nostri biscottini e l'altra invece ci servirà per fare la crema. Allora vediamo un attimino e ci aiutiamo così, guardate, senza fare troppi casini, vediamo se ci riesco, altrimenti chiedo aiuto a qualcuno qui in casa di aiutarmi a fare questo. Allora, noi in questo momento dobbiamo filtrarlo perché ci servirà per inzuppare i nostri biscotti. Considerate che sicuramente i mirtilli avranno diciamo così, un pochino più di succo rispetto alle more, perché la mora, come sapete, è un frutto selvatico ed è pieno di nocciolini. Ma a noi ci piace anche così, perché io adoro la frutta rossa perché ha veramente grandissime proprietà. E quindi consiglio a molti di farne uso laddove è possibile, ovviamente. Questo non lo dobbiamo cestinare perché ci servirà, quindi adesso prendo il piatto che avevo preparato prima, perché ci servirà per preparare le creme, ok? Quindi adesso lo appoggio qua. Ovviamente io adesso sono nella mia cucina e molto probabilmente sto facendo un po' più di confusione per farvi vedere a voi, però voi a casa vostra vi posizionate come meglio credete. Aspettate un attimo che guardo se la posizione che avete in questo momento è giusta, così possiamo anche noi vedere, vi potete vedere bene, scusatemi, ma così posso aiutarvi anche al meglio. Ok, adesso un pochino di pazienza perché devo filtrare, quindi Giordano, mi controlli se su Instagram è tutto a posto, per favore, perché per me è un mondo nuovo e non riesco a capire se a volte i miei amici mi guardano. Ok, quindi ci siamo, Giordi? Ci siamo su Instagram? Perfetto! Allora, benvenuti anche ai nostri amici di Instagram, perché è pochissimo che abbiamo aperto anche per loro questo canale e stiamo facendo il nostro tiramisù di ricotta con mirtilli. Adesso poi magari vi ripeto i passaggi. Fino adesso abbiamo inserito soltanto pochissimi ingredienti, tra cui lo zucchero che l'abbiamo portato a velo, poi abbiamo messo all'interno del nostro boccale, abbiamo inserito invece che i mirtilli, perché ho utilizzato le more che avevo congelato da quest'estate, 250 grammi come prevede la ricetta, ma io sto facendo la metà dose, quindi 125, 15 grammi di brandy e invece che 30, e adesso ho utilizzato 25 grammi di latte scremato invece che 50, perché come ripeto sto facendo la metà dose. Adesso, una volta tritato a velocità 5 per 10 secondi, stiamo
rifiltrando questo qui con un colino a maglia la nostra preparazione. Questa è l'unica parte noiosa, che però non potevo non preparare prima perché non avevo altre more, che facciamo insieme, e è quella parte più lunga, eh? Però siamo quasi al termine. Adesso il fatto di avere doppio boccale mi aiuterà a non farvi perdere tempo per lavarlo ed asciugarlo. Vi ricordo che avete tempo, perché ancora non ha il bimbi, che c'è una promozione bellissima che ci vede in chiusura domenica, che prevede proprio l'acquisto con il secondo boccale. Se ancora non vi siete decisi a farlo, è arrivato il momento giusto. Contattatemi anche in privato che vi darò tutte le informazioni. Considerate che in questo periodo un po' particolare di Covid possiamo anche effettuare dimostrazioni online. Ok, ci siamo, la parte antipatica è stata svolta, adesso andiamo avanti con con i secondi passaggi. Quindi questo non lo dovete buttare perché ci servirà, e ce lo teniamo qua, eh? Adesso andiamo a vedere che cosa ci chiede la ricetta. Vedete, di lavare ed asciugare il boccale, ma noi ce l'abbiamo già pronto, quindi ne prendiamo subito uno pulito, eccolo qua, lo posizioniamo e andiamo adesso a mettere giù la ricotta. Ovviamente ricordo che sto facendo la metà dose, quindi non metterò 250 ricotta, ma ne metterò 125. Ok, andiamo avanti. Yogurt bianco, greco, quello che preferite, quindi 125 contro i 250. Ormai l'avete capito che sto dimezzando la ricetta, ma ve lo ricordo. E poi lo yogurt, per chi ha bimbi, se lo deve fare, non lo deve comprare, andate a vedere la mia ricetta sul canale YouTube, che è buonissima. Per chi ancora non si è iscritto, lo dovete fare subito dopo che siete usciti da questa live. Dovete andare a vedere il mio canale YouTube, anzi, e questo mese festeggiamo un anno di belle riprese fatte insieme, e andate ad iscrivervi. Grazie per i like che mi lascerete dopo. Quindi adesso poi mettiamo la metà dello zucchero a velo che avevamo tenuto da parte, se ricordate, lo mettiamo giù e poi andiamo a posizionare il misurino. Quindi andiamo a chiudere il tutto, andiamo a 20 secondi, velocità 3. Allora, per chi, adesso vi ripeto tutti gli ingredienti per effettuare questa ricetta. Che cosa abbiamo messo finora? Ve lo ripeto subito, eh? Intanto mettiamo qua che ci dice, andiamo avanti. Ok, allora, abbiamo bisogno di due sac à poche. Prendiamo subito la prima. Ci aiutiamo con un contenitore, tipo questo qui che ho utilizzato adesso per mettere giù lo zucchero a velo, e andiamo a trasferire la metà di questa crema che abbiamo ottenuto nella sacca à poche, la vedete? E la mettiamo giù, la metà, eh? L'altra metà la lasciamo giù, perché guardate che cosa dobbiamo fare, dobbiamo mettere la metà del, diciamo, di questo che avevamo tenuto da parte, la metà della nostra polpa. Quindi due cucchiaini, anche se sto facendo la metà dose, io ce ne metterò sicuramente uno bello colmo, eh. Vado avanti, rimetto il mio misurino e vado a girare la manopola a velocità 3 per 10 secondi. Avanti.
mettere quest'altra metà in quest'altra sacca poche. Quindi ecco perché due di queste ci serviranno, perché poi dobbiamo assemblare il nostro dolce, un dolce a cucchiaio che sicuramente chi fa la vasocottura avrà comprato dei vasetti, quindi utilizziamoli anche per le preparazioni dei dolci, che è molto molto carino metterli in tavola, questi vasetti fanno molto cucina gourmet e soprattutto anche molta sciccheria nelle vostre tavole. Quindi anche qua prendo la sacca a poche, la vedete bella colorata di color violaceo come sono i nostri mirtilli, oppure come in questo caso io ho utilizzato le more. Ok? Ci siamo, eh? Mi dispiace se forse non sono riuscita ad attivare subito la video ricetta su Instagram, migliorerò. Però sono contenta di aver iniziato anche questo percorso con voi, così che possiamo utilizzare al meglio insieme il bimbi. Quindi adesso entriamo proprio nella parte, diciamo, quella che viene chiamata però assemblamento. Quindi dobbiamo assemblare la nostra ricetta. Non assemblamento Covid, eh? Attenzione che utilizziamo questi termini in questo periodo è un po' antipatico. Allora, ce lo mettiamo qua. Lo teniamo da parte, adesso prendiamo i nostri vasetti. Io ne ho preparati 4, ma perché penso che forse ce ne viene un po' più di 2, eh? Però, allora, che cosa vi dice? Di passare velocemente nel nostro nel succo che avevamo filtrato entrambi i lati del nostro biscotto. Utilizzate quello che più vi piace, io in questo momento sto utilizzando dei pavesini, li schiacciate proprio giù in fondo, non importa che deve essere precisa la posizione del biscotto, non importa, ok? Aspettate che mi squillava il telefono e quindi sono andata a silenziare. Adesso mettiamo ancora un altro. Perfetto. Adesso prendiamo prima la parte bianca della nostra crema, perché così andiamo poi a distinguere i colori per fare poi una cosa un po' più carina. Cerchiamo di tenere le nostre preparazioni sempre pulite, perché quando poi andiamo a metterle in tavola abbiamo poi i colori mischiati e noi otteniamo poi quello che è un risultato poco carino. Poi si va con l'altra parte, non so se mi vedete bene ma spero di sì, si va poi a mettere la parte questa qua violacea, ok? Poi ancora nuovamente passaggio dei nostri pavesini. Potete utilizzare qualsiasi tipo di biscotto, come ho già detto. Questo lo spezzettiamo. Ok. Se volete utilizzate anche dei guanti, che io non faccio, infatti non sono una che tiene molto le mani in ordine, proprio per questo motivo, perché faccio sempre tante cose e sicuramente non sono le più belle mani da vedere, però. E cominciamo poi a utilizzare, a riempire anche nei spazi l'altro vasetto. Adesso vado a rimettere sopra ancora altra crema bianca. Ovviamente la crema è fatta con la ricotta, lo yogurt e invece la parte dove siamo andati a bere i nostri biscottini c'è il brandy, latte e mirtilli, oppure come ho fatto io, more. Quindi abbiamo filtrato tutto. Sto per chiudere il primo vasetto, poi questo va lasciato riposare in frigorifero per almeno 5 ore prima di servirlo, perché comunque prenderà una giusta consistenza, Adesso abbiamo fatto il bicchiere bicolore, lo vado a chiudere
e ci mettiamo sopra qualche piccola mora. Ci siamo, eh? Finito, eh? Questo poi io ripeterò il passaggio fino a che non ho terminato tutti gli ingredienti. Guardate che carino, eh? Questo ve li potete preparare anche il giorno prima. Ovviamente ho fatto delle dosi un po' grandi perché il vasino, questo qui, è abbastanza grande da poter farlo, eh? Però voi considerate che potete utilizzare anche quelli più piccolini da poter servire proprio anche quando siete in più persone, eh? Date sempre una pulita a quello che è il vostro bicchierino e poi lo andiamo a guarnire con una mora, anche due come volete, o mirtilli in questo caso. Allora, anche guardate che bello, no? Quello che vi dicevo, che bello quando poi andate a presentare la vostra ricetta in... guardate che bella. Vedete i bei colori tutti divisi e soprattutto poi questa una volta chiusa verrà, quando sarà aperta ognuno di noi che servirà i propri amici o i familiari vedrà anche la sorpresa di questi nostri frutti meravigliosi che sono nostrani in questo caso. Allora, anche per oggi quando io arrivo a questo punto vi dico che è un piacere stare in vostra compagnia come sempre e giriamoci con la nostra telecamera per salutarci come ormai facciamo da tempo. Ciao da Ciao. Giordano e da Teresa di Bimbi Come Ciao. Fare. Grazie per seguirci, lasciateci un like e spero di vedervi presto. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!